ci raccontano quello che fanno, i loro problemi, le speranze, la vita di tutti e tutti. Mi sento poco ascoltata, non sulla tematica in generale, ma nei discorsi, quando c'è da dire la propria opinione. L'ansia, diciamo che ho ansia su molti aspetti. Siamo bloccati, siamo molto bloccati. Gli mostrerei sicuramente, se potessi, come sto bene con loro, quindi come gli amici mi aiutano, mi fanno ridere, mi tirano su di morale. Io vedo la musica come un portone per sentirsi abbastanza liberi. Spesso i ragazzi tendono a diventare sempre più, diciamo, distanti. Sì, è vero, noi stiamo tanto attaccati ai cellulari perché siamo nati con i cellulari. Ho capito quasi a tutti che nel chiedere queste cose siano invadenti. Tralasciare o escludere i giovani in queste due tematiche mi sembra una cosa contro proprio la persona stessa, no? Mi sento come se la prendessero un po', ma sei piccola, come vuoi sapere queste cose, non sai di cosa stai dicendo, non parlare se non sai. Io per ora ho le mie idee e penso che sia giusto avere uno spazio in cui poter parlare anche di questo. Come uno step per andare avanti. Spero comunque in un futuro di riuscire ad arrivare da qualche parte con questa mia, come posso dire, ecco, con questa mia passione. Sono una maggioranza, a volte silenziosa, che però improvvisamente magari si alza come un'ossa e scende in piazza. Un podcast fatto dai ragazzi attraverso le loro domande, cercando di farci guidare. Si può condividere, che siano un po' quelli che sono i bisogni, i desideri, i sogni, per dargli voce innanzitutto. È una cassa di risonanza, può raggiungere tutti. Liberi di esprimersi, vogliamo ascoltare quello che hanno da dire. Questo cancello. No, ok, scusate.